Ultimo Mobility Day, ultima giornata senza auto, per ora. Infatti l'amministrazione sta già pensando ad alcune novità per la prossima stagione, tra cui un'applicazione per smartphone e alcune premialità per chi usa una mobilità sostenibile. Poi rimane la questione del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che ad oggi ha raccolto i pareri e le critiche di molti cittadini. Intanto eh, siamo molto contenti del risultato. 2.500 persone hanno voluto darci la loro opinione sulla mobilità. A Verona, inoltre, dato confortante per me: 18% si muove in bicicletta. Anche questo eh, non mi aspettavo un dato così importante. Sta veramente aumentando il numero di ciclisti a Verona. E poi per quanto riguarda eh, la mobilità in macchina ahimè comunque è un dato ancora molto molto importante e le problematiche chiaramente del traffico è vero ci sono la rivoluzione nel modo in cui si pensa alla mobilità si diceva fin dai primi esperimenti di mobility day e insomma pare che la sensibilità dei cittadini sul tema sia migliorata ma cosa ne sarà ora di questa riforma dopo la giornata di domani vorremmo sicuramente lasciarvi con qualcosa quindi stiamo studiando anche eh, qualche premialità per chi usa una mobilità sostenibile. Queste sono iniziative chiaramente legate al PUMS, piano urbano mobilità sostenibile, che stiamo promuovendo insieme ai nostri tecnici Quindi, e mi raccomando continuate a compilare questionari online.